Le festività di Pasqua sono state assolutamente positive per l'Aquila, un bilancio positivo che emerge dai dati dell'Infopoint della Fontana Luminosa, gestita dal centro turistico. Sabato, domenica, lunedì di Pasqua, ma anche martedì, l'Aquila ha fatto registrare il sold out. Tantissimi turisti, molte famiglie provenienti da Toscana, Marche e dal Lazio, influenzati, come hanno confermato agli operatori dell'Infopoint, dai programmi andati in onda sulle reti nazionali per il decennale, ma anche dalla tanta discussa fiction, tant'è che non mancano le curiosità. C'è chi ha chiesto del numero dei dispersi, oppure chi voleva vedere il palazzo del governo che il regista Risi aveva rappresentato a Palazzo Centi. Sono stati moltissimi i turisti che hanno chiesto pure agli operatori di poter restare all'Aquila almeno per una notte. Sono andate bene infatti le strutture ricettive. Tanti hanno partecipato anche al concerto per Parigi, per Notre Dame, alle Anime Sante. Dal punto informativo gli utenti sono stati guidati in un vero e proprio itinerario tra i monumenti dell'Aquila aperti e più belli. Molti hanno fatto tappa anche al Museo Omonda. Le mappe all'Infopoint sono andate tutte esaurite. Ci sono stati anche molti turisti stranieri, inglesi e tedeschi, interessati anche a Calasso o Santo Stefano di Sessanio. I bar, come quello del Corso regolarmente aperto, è andato benissimo, ha lavorato molto, come ha confermato Luca Ciuffetelli. Ma è stata una Pasqua anche in montagna che ha fatto registrare il tutto esaurito. Una stazione buona, impeccabile sulle piste di Campo Imperatore. Complice la neve che c'è ancora, tantissimi gli sciatori che sono arrivati da fuori per godere della bellezza del Gran Sasso, ma in questi giorni ci sono stati anche tanti camminatori, semplici turisti interessati alle passeggiate che hanno utilizzato dunque la funivia pedonalmente. Buoni numeri sui quali partire per dotare la città anche di progetti importanti. L'assessore al turismo Fabrizia Aquilio ci sta lavorando.